20 agosto 1968. I carri armati sovietici invadono Praga. Durante la notte le truppe sovietiche del Patto di Varsavia entrano nella capitale della Cecoslovacchia con l'obiettivo di bloccare sul nascere il nuovo corso politico avviato da Aleksandr Dubček con l'immissione nel sistema comunista di elementi di democrazia. È la fine della primavera di Praga. I carri armati sovietici distruggono la speranza dell'avvento di un socialismo dal volto umano. La dirigenza cecoslovacca denuncia al mondo intero l'invasione e il 21 agosto il Parlamento lancia questo appello. L'Assemblea considera l'occupazione come un atto di violenza internazionale in contrasto con i principi degli accordi di alleanza che la Cecoslovacchia ha stipulato con tali stati. L'Assemblea protesta energicamente presso i governi e i parlamenti dei paesi dell'Occidente. È una delle date cruciali degli anni 60 e anche dei decenni a seguire. I carri armati sovietici del Patto di Varsavia a Praga, oltre 2.000 carri armati e 250.000 soldati del Patto di Varsavia arrivano a Praga nella notte precedente e all'alba di quella data per soffocare quella che passerà alla storia come la primavera di Praga. Era un tentativo di liberalizzare, democratizzare il comunismo e la Cecoslovacchia, Praga ne era la capitale, faceva parte appunto di quell'impero sovietico, siamo ovviamente prima della caduta del muro di Berlino, un tentativo di liberalizzare che Mosca non tollera e così come nel 1956 a Budapest lo soffoca nel sangue. Saranno circa 150 i praghesi morti in quei primi giorni di invasione e la cosa provocherà una diaspora anche di grandi nomi, pensate soltanto a Milan Kundera, il grande scrittore che fugge, del quale recentemente è apparso appunto un libro, Occidente prigioniero, che racconta come quell'area, a partire proprio dalla sua patria, fosse una quota di Europa, di Mitteleuropa, che veniva debellata, invasa dai carri armati sovietici. Ci saranno anche delle reazioni in Italia molto forti, il Partito Comunista Italiano, che all'epoca si rifaceva completamente a Mosca, condanna quella invasione. La primavera di Praga finisce con i carri armati sovietici che entrano nella meravigliosa capitale, ma la protesta continuerà, ricordiamo soltanto che nel gennaio del 69 uno studente cecoslovacco, Jan Palach, si darà fuoco per protesta, ma quel germe di libertà tornerà a fiorire molto dopo, con la caduta del muro di Berlino e con quello che è accaduto a seguire.